prima di andare avanti mi pare doveroso dire quattro parole. Oggi che è l'8 marzo e tutti fa festa di qua e di là, noi volevo ricordare delle nostre donne, le nostre attiviste di questa comunità. Ed è proprio per queste nostre donne che stasera ci abbiamo trovato qua, con questo spettacolino, che non ha nessuna pretesa e che non ha bisogno di ospiti di un certo livello, venuti chissà di dove, perché li abbiamo qua, fra di noi. E se noi, le nostre donne, donne che cantano in coro, le nostre donne che le lavorano tutto l'inverno per fare quei bellissimi costumi che avete visto sfilare per carnevale e che adesso vedere anche qua, a sera in pie, tutte le sarte, a sera che la gente le vede, le nostre donne che si impegnate sempre in comunità. Le nostre donne che le impegnate sempre in comunità, così le serate. La nostra vicepresidente della contea, che ben volentieri la viene sempre. La nostra presidente della comunità. Le nostre donne del consiglio e della giunta. La nostra segretaria, bibliotecaria. La nostra custode. Le donne del muretto e della banda. E anche le nostre soci, che le viene a guardare quel che facciamo qua. E non stiamo a dimenticarsi delle più giovani, quelle che non le sei qua stasera, ma le sarà domani in teatro con le scuole, le piccole donne dei mini cantanti, con la sua maestra, e quelle delle piccole bestie, del gruppo artistico e del balletto, con le sue maestre, e le piccole donne del nuovo gruppo di pallavolo, con la sua allenatrice Ariana, come anche a tutte le donne che le rappresenta la nostra comunità Intersport. Questo sono le donne che porta avanti le nostre tradizioni, che le merita ogni giorno di essere festeggiate e che noi che volemo bene. E stasera volemo anche ricordare due grandi donne per la nostra comunità, che non le sono più fra di noi, la Vlada Acquavita e la nostra Adriana Vascotto. E allora, viva le donne! Adesso che lasciamo